Ragazzi, come vi avevo promesso, ho fatto Q&A con le vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Quindi adesso risponderò a tutte le domande che mi avete fatto e quelle che ho selezionato. Ci vediamo dopo. Allora, la prima domanda che mi fate è come descriversi te stessa? Allora, questa è una bella domanda. Allora, attualmente se dovessi descrivere me stessa, non vi preoccupate se vedete delle macchie, che la mia pelle appena la tocco fa le peggio cose. Allora, se dovessi descrivere me stessa, direi che allora, sono una persona, mi descrivo abbastanza strana. Penso di vivere un pochino nel mio mondo, fatto di cose molto strane. E vabbè, in parole un po' più semplici, direi che sono una persona che crede nelle forti emozioni, va molto a sensazioni in generale nella vita, sono molto energetica. Ho dei momenti totalmente down, dei momenti totalmente up, dipende un pochino dal periodo che passo. Vivo tutte le mie giornate al 100%, quindi qualsiasi emozione che mi arriva la vivo al 100%. Poi penso di avere tipo un vulcano dentro di emozioni che in continuazione si movimentano, eccetera, eccetera. Comunque, sì, mi reputo una persona molto, molto, molto viva. Ok, prossima domanda. Ah, come è nata la passione per la recitazione? Sei bravissima. Allora, innanzitutto grazie mille. La mia passione per la recitazione è nata. Allora, premessa che io fin da quando ero bambina, proprio piccina piccina, ho sempre tipo cantato, ballato, recitato in casa davanti ai miei genitori, davanti a mio fratello e mia madre, quindi sono sempre stata un po' particolare. Però, a dire il vero, è proprio nata, 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 cioè l'ho proprio compreso al 100% quando ho fatto patinaggio per 8 anni e mi sono resa conto che la cosa che a me piaceva di più in realtà non era andare in gara e fare i balletti o le coreografie, cioè quelle cose mi piacevano tanto, ma la cosa che preferivo era interpretare il personaggio che mi veniva assegnato, quindi vedere la reazione del pubblico, eccetera, eccetera. E quindi da lì mi sono detta: Carolina, fermo un attimo, magari stai sbagliando strada, e da lì ho iniziato a fare seriamente recitazione, a fare seriamente teatro, e niente, adesso sono qui. La prossima domanda è: sei sempre stata così estroversa? In realtà non mi definisco una persona estroversa. Magari può sembrare, perché parlo davanti a una telecamera e può sembrare una cosa non normale, in realtà potrebbe esserlo, ma in realtà non sono una persona estroversa, anzi, no, no, non dico che sono introversa, però penso di essere una persona abbastanza normale, nel senso che, tipo, facciamo un esempio, se fossi a cena con delle persone che non conosco e che conosco, o a ballare con gente che non conosco e che conosco, non sono una persona che deve per forza essere al centro dell'attenzione, non sono una persona che va per forza a conoscere, ma in maniera approfondita delle persone. Io sto nel mio, dato che vado molto a sensazione, se in quel poco tempo, diciamo che ho conosciuto questa persona o diverse persone, sento a sensazione, non so spiegarvelo in realtà, che c'è qualcosa di positivo nell'aria, ok, mi apro e pian piano sono sempre più me stessa. Infatti penso che la vera Carolina la conoscono soltanto le persone che davvero mi conoscono. E però no, non sono estroversa, sono piuttosto. Sto nel mio. Sto nel mio. Prossima domanda. La tua vacanza dei sogni. Allora, la mia vacanza dei sogni sarebbe. Boh, sogni. Non per forza deve essere un posto bellissimo. La mia vacanza dei sogni sarebbe, io vorrei andare, ecco, semplicemente, in Tibet. Vorrei andare in Tibet, in Madagascar. Se dovessi dire proprio dei sogni mi viene da dire tipo Bora Bora, però se avessi dei soldi da poter spendere così a caso non andrei a Bora Bora, andrei da qualche altra parte. Poi c'è anche l'India. Poi, che libri ti piace leggere? Allora, io premetto che non sono una grandissima amante di libri, ovvero che ho passato anni e anni della mia vita senza leggerli. Ma se ne trovo qualcuno che mi piace, lo leggo e me lo mangio. Ultimamente sto leggendo diversi libri, però sono libri sulla recitazione, su cose introspettive delle persone, un po' strani sempre. E, però sì, ultimamente sto leggendo tanto, tanto. Ho quattro libri che sto portando avanti. Poi, le tre cose che non mi piacciono in una persona. Allora, le tre cose che non mi piacciono in una persona che noto subito sono la maleducazione, la falsità
la poca sincerità. Poi tante altre, però queste in particolar modo. Bla, bla, bla. Ok, perché hai aperto un canale su YouTube? Ho aperto un canale su YouTube per il semplice motivo che ho seguito per anni e anni e anni alcune mie youtuber preferite americane e ho detto perché no Carolina, dato che ti piace condividere anche a te delle cose e nulla, quindi ho aperto il canale così per passatempo e nulla di più e l'ho aperto per condividere, quindi ho fatto diverse rubriche che poi metterò meglio sul canale, sono sincera. Ci sono monologhi perché amo la recitazione, quindi magari un monologo sul bullismo magari può aiutare qualcuno, può piacere a qualcuno. Ci sono il famoso Let's Talk About It che io ho creato, però ho inserito per parlare di temi un po' importanti, quindi se qualcuno ha voglia di farsi 10 minuti di un tema della sua vita, di un tema un po' più particolare, c'è il video. Ci sono i video sulle cose che acquisto perché mi piace un sacco la moda, cioè la moda, mi piace vestirmi in maniera un po' così. E poi ci sono i lookbook, un po' gli outfit in generale, quindi se uno piace mi segue, se non gli piace non mi segue. Poi andiamo avanti, attore preferito. Allora il mio attore preferito è Leonardo DiCaprio, la gente, a me viene da ridere perché ormai la gente che mi conosce abbastanza bene lo sa perfettamente. Amo la follia Leonardo DiCaprio, se dovessi con grande umiltà consigliarmi o sperare in una carriera nella recitazione, vorrei avere la stessa opportunità di fare film che ha fatto Leonardo DiCaprio, perché sono assurdi. Lo amo perché a differenza di tanti altri attori ha fatto delle scelte, quindi ha scelto dei film che gli hanno permesso di fare dei personaggi completamente diversi l'uno dall'altro e quindi è diventato quello che è diventato perché è bravissimo. Poi andiamo avanti. Migliori insegnanti che tu abbia mai avuto. Allora, probabilmente se dovessi scegliere i migliori insegnanti che io abbia mai avuto, scelgo insegnanti di recitazione, per il semplice fatto che a scuola non amo la scuola, non l'ho mai amata, non ho mai amato il sistema scolastico italiano e come ti crescono a scuola, quindi sinceramente siamo su due modi completamente diversi. Dico insegnanti di recitazione perché è quando ti insegnano delle cose che puoi portare nella vita, cioè ti insegnano dei valori. E ti fanno crescere come persona. Io a scuola questa cosa non l'ho vissuta, quindi dico gli insegnanti di recitazione che ho avuto e che ho. Poi hai mai tradito? No, non ho mai tradito e non so se lo farò mai nella vita, ma sono un po' contro i tradimenti in realtà, sinceramente. Io penso che una persona tradisca perché manca qualcosa nel suo rapporto, quindi prima di arrivare al tradimento, che penso che per l'altra persona sia un vero dramma, insomma un grande dolore da vivere, ci si può fermare un pochino prima, riflettere prima, e eccetera, fare le cose un pochino fatte meglio, però non ho mai tradito. E non giudico chi lo fa, purtroppo. I tuoi genitori ti sostengono nelle cose che fai? I miei genitori per fortuna sì, mi sostengono nelle cose che faccio e sostengono, ma non solo me, anche mio fratello, per il semplice motivo che sono genitori molto aperti di mentalità e grazie al cielo per delle cose che hanno vissuto loro nel passato, quindi il passato fa la persona e loro sì, assolutamente. Li amo perché non mi permettono di sognare a occhi aperti, ma nello stesso tempo sono molto concreti. E mi tengono con i piedi per terra, mi hanno sempre tenuto con i piedi per terra da quando sono bambina, quindi anzi, loro sono i primi che mi dicono tipo no, questo video non mi è piaciuto, no, questo monologo non mi è piaciuto, no, quindi anzi, se non, guai se non ci fossero. Quanto è difficile per te essere sincera anche se le tue parole possono far male a qualcuno o non essere condivise? Io cerco di essere il più sincera possibile, anche perché secondo me la sincerità può creare dei conflitti, assolutamente, però quando tu sei sincera con te stessa e con quello che pensi, in realtà secondo me ci può essere qualcosa solo di positivo, cioè può crearsi solo qualcosa di positivo, a parte che una volta che sei sincera con te stessa, tu secondo me sei a posto, cioè non hai da recriminarti nulla proprio fra te. E con le altre persone un rapporto sincero penso sia uno dei rapporti più belli che puoi costruire con i tuoi amici in generale, con qualsiasi persona che ti voglia bene, per il semplice fatto che la falsità non porta da nessuna parte
quindi sì, anche se magari una mia amica non si può sentire dire una determinata cosa, io sono sincera perché vorrei che la mia stessa amica facesse lo stesso con me, sinceramente. Mia mamma mi ha sempre insegnato che meglio una bella... Aspetta che ce l'ho. Il detto era... meglio una brutta verità che una bella bugia, quindi mi raccomando. Poi... quanti tatuaggi hai e quanti piercing hai? Allora, piercing ne avevo 3, però in questo momento ne ho 2. Ho questo qui, che mi sono fatta in Australia, e poi ho lo smiley. In realtà non si vede perché non quello che cade, il ferro di cavallo che cade sui denti in realtà te li rovina, quindi no, ce l'ho, non so se... vabbè, comunque ce l'ho, ma ho la stecca. E uno dice: ma perché ti sei fatto un piercing che non si vede? Perché in realtà non mi interessa che gli altri lo vedano per forza, quindi ce l'ho, lo so io, è buono. Tatuaggi ne ho parecchi, ne ho piccoli, sono tutti molto piccoli, miei non mi piacciono perlomeno su di me dei tatuaggi grossi. Ne avrò 12 o 13, un po' in giro per il corpo, ormai da un anno e qualcosa che non me ne faccio più neanche uno, siamo in un momento di pausa. Descrivi il tuo ragazzo ideale. Allora, qua ridiamo già in partenza. Allora, partiamo dalle cose futili, quindi l'aspetto estetico, così dopo arriviamo alle cose un po' più... Allora, aspetto estetico, mi sono sempre piaciuti i ragazzi scuri, quindi mori, occhi scuri, forse perché i biondi con gli occhi chiari, non lo so, forse perché sono io chiara e quindi mio fratello è chiaro, ho sempre visto dei chiari. Beh, non lo so, comunque, scuri. Allora, di carattere, direi, è un po' difficile da descrivere, però, allora, direi una persona sicuramente un grande ascoltatore. Non perché devo raccontare le peggio storie, però una persona che comunque anche solo con uno sguardo riesce a capirti, anche solo se ti osserva, ha capito già cosa perché stai facendo quello, perché in quel modo. Un complice, non dico una persona che mi completi perché... non ho bisogno sinceramente di un maschio per questo, però un complice è sicuramente una persona con cui puoi parlare di qualsiasi cosa, quindi basta che attacchi un discorso che esce fuori un mondo, sicuramente un pochino pazzo, e poi sicuramente un pochino pazzo come lo sono io. Non esiste? Ok. Chi ha una tua cotta VIP, sia uomo che donna? Allora, una cotta VIP, sia uomo che donna? Allora, uomo direi Dylan O'Brien, non so se lo conoscete, se non lo conoscete andate a guardarlo, sicuramente l'avete già visto, ma comunque lui. Io e mio fratello l'abbiamo seguito da quando aveva tipo 14 anni, quindi no, assolutamente Dylan O'Brien. Di donna... una cotta proprio, ma no, in realtà non ne ho, ma potrei dire Madison Beer forse. Madison Beer, vabbè, dico lei, però non è proprio lei, vabbè, andiamo avanti. Qual è la cosa che se tornassi indietro non rifaresti? Allora, che se tornassi indietro non rifarei? Allora, di fatti importanti assolutamente nessuno, cioè tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, perché se sono la persona che sono oggi è grazie agli sbagli, agli cose giuste e agli sbagli che ho fatto in passato, quindi assolutamente non mangerei così tante barrette Kinder da piccolina, probabilmente perché sono diventata malata di barrette Kinder. Sei fiera di te stessa in questo periodo? Sì, sono fiera di me stessa in questo periodo e sì, sono fiera e contenta. Allora, come ti senti ora? Ma mi sento illuminata dalla luce divina che ho qua davanti, delle luci sparaflesciate qua davanti, però a parte gli scherzi mi sento bene. Sì, sì. Ok, cosa ti ispira nella vita? Wow. Allora, nella vita mi ispirano tante cose. In realtà mi ispirano in particolar modo i miei genitori. Mi ispirano, mi viene in mente i miei genitori e la natura,
cioè le grandi bellezze che ci sono al mondo, le cose naturali. Sì. Poi, che cos'è per te un buon amico? Ha. Ha. Allora, un buon amico per me è una persona che non ti usa per secondi fini, che è molto sincero, come ho detto prima, che gioisce con te quando c'è da gioire e piange con te quando c'è da piangere. Una persona presente. Una persona che, anche se tu non gli chiedi aiuto, lei è lì che ti bussa alla porta. Ogni tanto è bello anche non chiedere per forza, in modo esplicito le cose, ogni tanto è bello, anche se qualcuno le fa, perché se le sente di fare è perché ha capito che tu hai bisogno di quella cosa lì. Quindi sì, probabilmente direi così. Quindi ragazzi, niente, ho finito tutte le vostre domande, spero vi siano piaciute, farò un'altra tranche di Q&A un po' più avanti. Vi mando un bacione grande e buona giornata!